Gli antichi definivano la felicità in due modi, qualcosa di edonistico, cioè la ricerca del piacere fino a se stesso, e qualcosa di eudaimonico, cioè più legato al senso della vita. Io penso che chiunque di noi voglia davvero sentirsi felice dovrebbe rispondere a tutte e due le domande. Non riesco più a essere felice con lui. L'idea di lasciarlo mi opprime e mi fa sentire in colpa. Intanto mi dice molto di che cuore grande deve avere questa persona, nel senso che è una persona che a mio parere è molto consapevole di quello che sta provando. Non sono più felice, quindi mi ascolto, però ho a cuore anche la felicità dell'altra persona. Cioè, so perfettamente che l'idea di lasciarlo mi opprime perché tengo a lui, gli voglio bene, quindi è probabilmente un rapporto che dura da tanto tempo, che si è trasformato in un grande affetto e che necessita a questo punto di una decisione. In questo caso è molto meglio essere sincere con noi stesse e andare verso una scelta dolorosa, piuttosto che stare in una relazione dove con il tempo la frustrazione si trasforma in rabbia. La rabbia si trasforma in cattiveria e spesso e volentieri, laddove c'era l'amore, poi finiamo per mancare di rispetto. Parliamo di felicità più individuale. Oh, bel tema! Un utente ci chiede: sento di avere tutto, non mi manca niente, ma non sono felice. Perché? Intanto definiamo cos'è questo tutto. Devi sapere che è parecchio tempo che ad Harvard c'è un corso di psicologia che è un corso di psicologia sulla felicità. E ci sono tantissimi ricercatori e ricercatrici che da anni studiano il concetto di felicità. C'è una ricercatrice che ha fatto una ricerca su che cosa ci rende felice. E i dati di questa ricerca sono illuminanti. Il 40% della nostra felicità dipende dal nostro atteggiamento mentale. Che non vuol dire il pensiero positivo, ma come mi pongo nella vita. Un atteggiamento mentale luminoso, mi viene da dire, non soltanto positivo, aiuta tantissimo ad avvicinarsi a quello che è per noi la ricerca della felicità. Quindi la nostra felicità, intesa nel senso più ampio, come ricerca del senso nostro della vita, del valore che ha la nostra vita come unica, dipende moltissimo da noi. Quando si parla di gente che ha tutto, tra virgolette, e non è stata felice, mi vengono sempre in mente grandi nomi della musica che hanno fatto una fine infelice. Questo oltretutto ultimamente è anche esacerbato dall'utilizzo dei social. Questa cosa che ci viene istintivo andare a vedere l'altro e a vedere quanto sta bene l'altro e a raccontare di noi sui social soltanto l'aspetto positivo. Ma nel rincorrere invidiando l'altro, noi facciamo del male a noi stessi. Mentre invece se ci fermassimo a guardare la nostra vita e ci chiedessimo, ok, cos'è che posso migliorare nella mia di vita? Cos'è che posso fare per crescere interiormente? Cos'è che posso fare per stare meglio? Non è soltanto il raggiungere un benessere individuale, ma è qualcosa che ha a che fare con la condivisione. Non sono felice perché penso più agli altri che a me. Quando qualcuno mi fa un'osservazione del genere, io divento un po' cattivella. Te lo spiego in che senso. Sono convinta che noi non facciamo mai le cose soltanto per gli altri, perché anche in maniera sottile alla fine le stiamo facendo per noi. Io faccio tante cose per gli altri perché vorrei essere amato. Io faccio tante cose per gli altri perché vorrei ricevere in cambio qualcosa. Però meglio sarebbe fare una scelta sana. Cioè, faccio questa cosa perché piace a me, ti aiuto senza niente chiedere in cambio, perché è una cosa importante per me. Potremmo dire che è giusto fare cose per gli altri, è sempre giusto. Io parto da questo presupposto. Però purché renda felice anche te stesso. L'amore che noi dobbiamo avere per noi stessi, il rispetto che noi dobbiamo avere per noi stessi è altrettanto fondante, perché io posso dare solo ciò che ho. Altrimenti è un'illusione. Io vi saluto,
grazie di essere stati con me a parlare di felicità. Il mio augurio e il mio invito è: non smettete mai di cercare la felicità, la vostra personale via per la felicità. Vi ricordo che vi aspetto tutti i venerdì sul forum di Al Femminile per rispondere alle vostre domande sulla felicità o altri temi che vorrete pormi, e non vedo l'ora di leggere le vostre domande e di trovare le risposte più felici per voi.